L'attrice modella si apre senza filtri, ecco le recenti rivelazioni della bellissima Vanessa Incontrada. Rimarrete senza parole. La nota attrice spagnola si sta preparando per un grande ritorno presso gli studi di Striscia la Notizia, la scorsa esperienza infatti non aveva rappresentato un grande successo. Vanessa Incontrada era stata scelta insieme ad Alessandro Siani per la conduzione del programma, tuttavia, dopo poco, i due vennero sostituiti per un calo di ascolti. Moltissimi fan dell'attrice hanno cominciato a nutrire dei dubbi a questo proposito, ipotizzando il peggio, dubbi che in realtà non hanno ancora riscontrato un preciso chiarimento. Vanessa Incontrada, le sue parole lasciano di schiocco, Zaesum, sicuramente non si tratta di problemi con la redazione, dato che la Incontrada e Siani sono stati chiamati nuovamente negli studi Mediaset di Striscia la Notizia. Termina quindi dopo poco più di una settimana la collaborazione con Luca Argentero, forse la produzione ha deciso di alternare i conduttori per fornire più dinamicità alla trasmissione? Non lo sapremo mai. Fatto sta, che Vanessa Incontrada è pronta per un secondo tentativo. In occasione del suo ritorno in TV, l'attrice è stata invitata da Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. Durante l'intervista, la modella si è lasciata andare a rivelazioni e confessioni piuttosto intime, sia in riferimento all'attuale condizione sentimentale, sia rispetto al rapporto con il figlio Isal. Vediamo insieme le dichiarazioni della conduttrice spagnola. Vanessa Incontrada, rapporti conflittuali con il figlio e con il compagno Rossano. Come abbiamo anticipato, Vanessa Incontrada è stata invitata a Verissimo, occasione in cui la conduttrice e l'ospite hanno potuto affrontare il discorso relativo all'imminente ritorno in TV. È risaputo che Silvia Toffanin abbia la capacità di coinvolgere gli invitati, i quali alla fine si aprono come se fossero protetti dalle mura domestiche. È proprio questo il caso dell'attrice spagnola. Vanessa Incontrada ha aperto il suo cuore, rivelando il suo più grande segreto e desiderio. Vanessa Incontrada, letto quotidiano, mi piacerebbe molto rivivere la maternità, ha dichiarato l'attrice. Mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal. Il primogenito di Vanessa Incontrada oggi ha 14 anni e non è più un bambino. La modella ha raccontato di sentire l'adolescenza portarsi via il suo dolce bebè. Isal non vuole più essere accompagnato a scuola e vorrebbe un motorino, desiderio che attualmente la mamma non è pronta a concedergli. È forse per questo che Vanessa Incontrada vorrebbe diventare mamma bis? Ad ogni modo, il desiderio di maternità dell'attrice andrebbe in conflitto con i rumors che si sono diffusi negli ultimi giorni. In molti infatti hanno insinuato che tra lei e Rossano ci siano dei problemi. La notizia non è stata né smentita, né confermata dai diretti interessati. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!